Secondo te c'è qualcuno che lo imita, tuo padre, in Italia o all'estero? No, io non credo che ci sia qualcuno che lo imita, sinceramente. Non mi sono mai resa conto di vedere qualcuno e dire, ah, questo però vuole fare un po' papà. Gianmarco, forse. Ricky? No, no, non è vero, neanche loro. No, in America io so che papà, per esempio, è conosciuto, la cosa mi ha fatto molto piacere. Sono rimasta anche stupita perché sono arrivata a New York, ero in albergo e ho acceso il televisore istintivamente così per vedere che cosa c'era. E c'era la CajoFol, c'era il vizietto. Che in America si chiamava la CajoFol, era ovviamente doppiato da una voce anche abbastanza simile in americano, in inglese adesso non so. E sono rimasta così perché ho detto, oddio, ma qui forse non lo conosce nessuno, invece no, pure qua. Ma l'anonimato neanche lì a New York, mi ha fatto però un enorme piacere, ecco, questo ero contentissima. E poi so che anche la Gran Buffa era uscita in America, insomma il cinema italiano di un certo tipo è rimasto nel cuore degli americani, comunque è stato un cinema importante per carità. Da qui a dire che c'è qualcuno che lo imita mi sembra troppo, non credo che ci sia nessuno poi alla fine che voglia fare un nuovo Tognazzi. C'era lui e ci sono molti altri adesso, nuovi, bravi, ma ognuno con la propria personalità, con la propria strada da seguire. Secondo te era un bravo cuoco, tuo padre? Dunque io allora sono diventata. Perché uno poi alla fine ha sempre un grande rammarico, ho capito questo, e quando non hai più delle cose è il momento in cui poi in realtà le ricerchi. Allora io fino ai 18 anni praticamente non mangiavo o comunque mi nutrivo di cose estremamente semplici, tipo la pasta in bianco, le uova, proprio le cose così più naturali del mondo. E lui cucinava delle cose allucinanti, immangiabili per me. Poi da bambina era una cosa che io mi ricordo, stavamo tutti quanti a tavola perché era tipo rito e io nascondevo proprio le cose, le passavo nel piatto di Gianmarco, che invece era una fogna e si mangiava qualsiasi cosa, per cui arrivavano queste cose e poi io mi ricordo proprio la paura di lui che mi guardava dall'altra parte del tavolo, come dire, mangerà o non mangerà? E io prendevo queste cose e appena si girava o parlava da una parte, zà, le sbattevo sul piatto o di mia madre che non mangiava neanche lei, per cui tragedia. A tavola, oppure di Gianmarco o di chi avevo vicino, perché in realtà non mangiavo nulla, però lui cucinava veramente delle cose strane. Poi benissimo, a volte ha fatto anche degli esperimenti tragici, però cucinava molto bene, era realmente una passione quella che aveva. Io non apprezzavo all'epoca, adesso sono diventata improvvisamente una buongustaia, cioè mi piace andare a cena, vado nei ristoranti, mi piace proprio mangiare con le persone, improvvisamente sono diventata una che ama molto. L'arte culinaria. Quando c'era lui non gli ho mai dato soddisfazione. Ogni tanto, ah sì, facevo i gelati. Quando lui faceva le cene mi mettevo a cucinare i gelati. Per esempio c'erano delle donne che stavano con noi a Velletri che cucinavano, Gina, Maria, facevano tutti i piatti loro. E adesso sono tornati in Veneto, per cui insomma non. Però ricerco certi sapori, no? Un po' così familiari e quando mi capita poi di assaggiare delle cose che faceva lui, perché lui ha fatto anche dei libri di ricette e ogni tanto capita che no, per esempio delle amiche che ogni tanto mi invitano a cena e mi dicono ho fatto una ricetta di tuo padre, che effettivamente non è proprio lo stesso sapore, però è molto simile e mi commuove perché improvvisamente torno realmente bambina e sento proprio dei sapori che mi legano a dei ricordi estremamente vivi e forti e questa è una cosa molto bella. Perché comunque, ecco, quello era un altro suo modo di starci vicino, tramite dei piatti, delle cose che cucinava. Un ricordo bello particolare che hai di lui che ti torna. Quando l'accompagnavo, io ero la sua accompagnatrice ufficiale. Allora, quando io ho preso la patente, in realtà lui aveva una paura enorme che io guidassi malissimo. E invece poi alla fine ero diventata la sua autista praticamente, lo accompagnavo ovunque, lo portavo con me, quando dovevo andare in qualche trasmissione lo accompagnavo, ero sempre accanto a lui. Mi faceva piacere questa cosa, che, sempre dietro, sempre nascosta, poi appena appariva un fotografo o una cosa mi sentivo male, però c'ero sempre, lo andavo a prendere all'aeroporto, lo accompagnavo, lo andavo a prendere sul set, questa cosa mi divertiva molto, cioè facevo tipo segretaria, autista. Però di famiglia, mi divertiva questa cosa, questo impegno che avevo con lui Eri orgogliosa. al volante. Sì, no, sì. Mi faceva piacere, molto.
perché lui mi ricercava poi alla fine, stranamente, anche se c'era un rapporto molto così, apparentemente molto freddo, distaccato, io so che poi lui aveva bisogno sempre della mia approvazione, che io magari non davo a parole, lo davo più con lo sguardo, però a mio modo glielo davo e mi faceva piacere il fatto che lui volesse anche la mia opinione su certe cose. Era Eri bene. l'unica femmina tra i figli, Sì. questo ha significato qualcosa? Beh, ha significato, sì, ha significato moltissimo, credo, perché comunque col rapporto che lui aveva con le donne, avere una figlia femmina, non mi ha visto donna però, mi ha visto veramente ragazzina. Io non so se mi vedesse adesso cosa, non lo so. Però c'era un rapporto comunque non di scambio, di battute, di cose come poteva avere con Gianmarco, con Ricky o con Thomas. Con loro si parlava, non so, veramente delle donne, delle avventure, delle cose. Con me c'era un minimo di imbarazzo, una sorta di imbarazzo esisteva, perché comunque ero la figlia femmina, comunque non era abituato ad avere un rapporto con una figlia. Aveva avuto precedentemente 3 figli e sono rapporti comunque diversi, soprattutto se è un uomo particolarmente così rispettoso e affascinato dal mondo femminile, no?